Ne ero sicuro, ma non nascondo che un pizzico di paura l'ho provata, non sentendo più notizie di nuovi aggiornamenti. Ciao a tutti, amici viaggiatori, e bentornati sul canale. Finalmente Hello Games si è svegliata e ci ha dato delle piccole anticipazioni sul prossimo aggiornamento che farà di No Man's Sky. Beyond, io ho preso la notizia su YouTube inizialmente con una notifica di Hello Games Tube. E lì per lì pensavo a un video sul loro nuovo gioco, su The Last Campfire. Poi quando ho visto No Man's Sky ho cominciato a ribollire dentro perché finalmente si hanno notizie su questo nuovo aggiornamento. Allora, però ci hanno lasciato molti dubbi su questo video, quindi sono andato sul sito web e ho visto tramite la loro pagina che hanno dato alcune informazioni, sempre molto molto risicate, perché praticamente l'aggiornamento doveva uscire in tre step diversi, dovevano essere tre aggiornamenti diversi. Poi hanno deciso di farlo tutto insieme in estate. Ebbene sì, dobbiamo aspettare tantissimo perché l'estate non è vicina. E ci hanno dato pochissime informazioni. Io ho lasciato questa schermata qui sullo sfondo perché mi sono fatto un po' un'idea. Sono 2 giorni che ci penso e potrebbe anche essere, perché se ci soffermiamo, ci sono nel teaser, nel piccolo teaser che fa vedere questo grande struttura interna, c'è un personaggio, l'Anomalia appena uscita, cioè praticamente quella di Spawn di gioco, la prima anomalia. Quella dietro dovrebbe essere l'astronave di Spawn, che ha avuto un restyle pazzesco. Se non andiamo a vedere i particolari, anche il carrellino di atterraggio è pieno di dettagli. Secondo me ci sarà qualcosa delle personalizzazioni. Allora, andiamo ad analizzare un attimo la cosa. Una struttura nuova, grande, un personaggio, quindi il player, e l'astronave. Sono tre elementi in questo piccolo teaser. L'aggiornamento è fatto da tre step. Il primo è l'online. Ho messo questo dito, ma non è. Scusate, mettiamo questo. Allora, il primo è il player in primo piano, che sta a significare il primo aggiornamento in cui ci hanno svelato qualcosa, che è No Man's Sky Online. Allora, voi direte, l'online c'è. L'online è stato completamente stravolto, perché ci sarà un online completamente aperto. Ci sarà un online, diciamo, simile MMO, anche se loro hanno detto non sarà un MMO, anche se ricorderà parecchi prodotti. Quindi spero non ci siano loot troppo pesanti, che prima di tutto mantenga lo spirito di No Man's Sky, perché No Man's Sky ha uno spirito di esplorazione, punto. E farlo in un mondo completamente condiviso e con tanta gente che puoi trovare, probabilmente si troverà poca gente perché l'universo è enorme, e come fai a trovare tutta la gente? Ci saranno un hub di ritrovo sicuramente, perché questa struttura gigantesca ne potrebbe rappresentare il fulcro. Come vedete, è completamente diversa dalle altre strutture. L'astronave non è su una pista d'atterraggio. Quindi questo è un montaggio per far vedere che ci sono tre elementi nel nuovo aggiornamento. Non c'è la pista d'atterraggio, non è possibile atterrare in una struttura senza pista d'atterraggio. Immaginate cosa potrebbe essere online, tutte astronavi che si sovrappongono. No, secondo me quello sta a significare. Allora, la struttura per me sta a significare nuove strutture, quindi un aggiornamento sarà focalizzato su nuove strutture, sia interne che esterne. Perché si vede chiaramente, che fuori, che da quel buco che si vede in fondo, c'è una luce forte. Non è lo spazio, perché lo spazio non produce quella luce, no? Sarà su un pianeta. Quindi queste, secondo me, saranno strutture nei pianeti. Ok?
Ok? Poi magari ci saranno tante altre strutture diverse, saranno implementate tantissime cose. E questo secondo me è una parte di aggiornamento. L'astronave per me sta a rappresentare una customizzazione dell'astronave. Come vedete, ci sono elementi completamente diversi da prima. C'è molto più dettaglio e non lo so. Secondo me ci sarà la customizzazione dell'astronave, anche perché da tanto tempo si parla di questa customizzazione. E non so se ci sarà solamente a livello dei colori, ma non credo, e delle calcomanie, ma ci sarà anche sul comparto grafico, quindi i vari elementi potranno essere customizzati. Il terzo elemento in primo piano, come vi dicevo, è rappresentante per l'online. Queste sono mie supposizioni. Poi magari ne vedremo altre. Io sinceramente non lo so. Beyond si chiamerà Beyond questo TLC, non ve l'ho detto ancora, mi sembra. Che sta a significare al di là, oltre. Dipende come si mette. Beyond è principalmente al di là, se si prende come parola singola. Sinceramente ho molta paura di No Man's Sky online, quello che hanno detto all'inizio, perché come sappiamo No Man's Sky è di facile bug all'uscita, quindi mi immagino, speriamo di no, però mi immagino problemi iniziali sulla stabilità del gioco, perché essendo un universo completamente condiviso. Porca miseria, mi ricorda tantissimo il nuovo progetto che sta per uscire, che è Dual Universe. Però lì è veramente MMO, si dice proprio che è un MMO con sandbox, praticamente puoi costruire tutto lì. In Nome Sky no, dovrebbe essere un pochino più leggero, speriamo. E speriamo che non stravolgano il vero significato di Nome Sky, che è quello dell'esplorazione, della libertà, di fare quello che si vuole. Speriamo che chiunque possa fare quello che voglia nel mondo di gioco e che non sia vincolato a missioni in multiplayer, perché così molti potrebbero abbandonare il gioco mentre altri arrivare nel gioco. Lo spirito potrebbe essere di enorme impatto. Vi immaginate il Galactic Hub pieno di gente, oppure il nostro Galileo Hub, tutti gli italiani su Galileo insieme, potrebbe essere il delirio per il server, quindi l'esplosione in crash vari, però potrebbe essere anche figo, non so, io sono in trepida attesa sinceramente, e nelle settimane successive comunque dovrebbero arrivare nuovi aggiornamenti. Sean Murray dice che sarà il progetto più ambizioso per Nome Sky, quindi l'aggiornamento più ambizioso. Ci saranno tante cose, e le vedremo insieme. Intanto io in questi mesi di attesa continuerò Pathfinder 1.2, perché sto esplorando e sto registrando diverse cose. Poi ve le farò vedere nei video. Probabilmente già dalla settimana prossima arriveranno video giornalieri, perché ho già registrato parecchie cose e le vedrete. Non sto seguendo principalmente la storia, quindi tutti gli step, ma sto vagando un po' per l'universo molto liberamente, per vedere veramente se c'era questa varietà di pianeti, e non vi dico nulla rispetto a Next. Ragazzi, fatemi sapere la vostra, se cosa avete intuito da questi aggiornamenti, cosa vi aspettate, se sarà un qualcosa di mega galattico. Ci vediamo nello spazio, ragazzi.